Daniele Bossari contro Giulia De Lellis, Andrea Damante lo attacca su Instagram e poi cancella tutto foto, video. Daniele Bossari contro Giulia De Lellis, il conduttore ruba il posto alla influencer. Dopo aver dato l'ultimo saluto al manager e amico Franchino Tuzio, prematuramente scomparso a 52 anni, Daniele Bossari è rientrato nella casa del GF VIP e durante la 6° puntata è risultato il preferito tra i concorrenti col 27% dei voti, guadagnando così l'immunità e rubando il posto a Giulia De Lellis. I meno graditi della casa, invece, sono stati Aida Espica, Cecilia e Jeremias Rodriguez, Ivana Mrazova, Luca Onestini e Veronica Angeloni. Non per Bossari capitano che, durante la cena con Aida ha chiarito le cose proprio sull'ex preferita della scorsa settimana citando Franco Battiato. Tutto ciò che è vicino a lei è lontano da me e tutto quello che è vicino a me è lontano da lei, questo è il rapporto sintetizzato dal conduttore TV con l'influencer. In effetti i due non hanno mai avuto più di tante occasioni per confrontarsi, non hanno un terreno culturale comune e sono agli antipodi anche caratterialmente. Daniele Bossari contro Giulia De Lellis. Scontro a distanza con Andrea Damante. Le parole di Daniele Bossari contro Giulia De Lellis hanno parecchio infastidito il fidanzato Andrea Damante che ha voluto rispondere per le rime al concorrente attraverso una IG story poi prontamente cancellata. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha preso in giro Bossari con tanto di gesto eloquente e ha detto. Per citare Christian De Sica, ma vedi di annartene a FA. La IG story non risulta più presente sul suo account Instagram, ma è già virale su Twitter dove Tras Italiano e altri l'hanno postata e riprova del fatto che davvero tra Daniele Giulia e Andrea c'è un oceano che li separa. Sul web, gli spettatori hanno ravvisato una mancanza di rispetto da parte di Damante nei confronti di Daniele Bossari che, al contrario, ha dichiarato di avere scarsissime affinità con la influencer in modo del tutto pacato e educato. Come si dice in questi casi, forse la giovane e il fidanzato si sono dati la zappa sui piedi da soli spianando la strada per la vittoria al loro acerrimo nemico.